Ospite del B-Book di questa sera all'interno della cartolibreria del corso di Bitonto è il dottor Felice Spaccavento, 47 anni, tre figlie, musicista per passione e come scrittore come si definisce? No, ma io non sono assolutamente uno scrittore, anzi me ne guarderei bene, non voglio offendere la categoria. Più che altro sono uno che esprime onestamente delle emozioni e diciamo cerco di farlo scrivendo, ma non ho mai pensato di scrivere un libro se non con l'aiuto di un mio caro amico che è il professor Mario Albrizio, che ha preso i miei post sui social e ne ha fatto un diario, quindi non era nessuna mia intenzione di fare lo scrittore e di scrivere un libro. Il titolo del suo libro è comunque Io Medico, sì. Un titolo molto semplice ma che comunque esprime un mondo tutto dietro. Beh, diciamo, nell'io medico c'è l'io e la persona con tutte le emozioni, con i suoi fallimenti, le sue vittorie, e poi c'è praticamente il ruolo del medico, che è il ruolo che riveste molto la mia vita. In realtà, diciamo, questi due personaggi si fondono e si dividono molto spesso, però ovviamente collaborano insieme per formare poi la persona unica che sono, che è quella che, diciamo, spero che continua essere fino in fondo. Nel suo libro c'è uno spaccato di vita vissuta completamente dai suoi pazienti e da quello che è successo. Perché ha deciso di parlarne? Io penso che il rapporto medico-paziente sia fondamentale nella nostra medicina. Diciamo, molto spesso la medicina sembra veramente fredda, quasi scientifica, invece la medicina deve essere umana, e proprio nel rapporto medico-paziente c'è il massimo dell'umanità. E io dico sempre che il rapporto medico-paziente, le parole tra il medico e il paziente possono essere cura, e la cura inizia proprio da quel momento in cui il medico incontra il paziente parlandosi. Per lei è molto importante il rapporto con i suoi pazienti, e so che lei è stato molto vicino anche a Don Tonino Bello. Che cosa le è rimasto dalla vicinanza con Don Tonino? A me tantissimo, e penso non solo a me. Don Tonino è stato un grande uomo di strada, e quindi in una di queste manifestazioni, presentazione del libro, una dottoressa, un professoressa mi ha definito come medico di strada. È stato il più grande complimento che mi potesse fare. Don Tonino è stato un pioniere della chiesa che si avvicina, della chiesa che accarezza il povero, l'altro, l'indifeso. E in questo periodo ne avremo molto bisogno di Don Tonino. Mi ha insegnato a guardare i pazienti dal basso verso l'alto, non dall'alto verso il basso.